Oggi vi porto con me in un full day of eating, insomma cosa mangio in un giorno. Non faccio un video così da un sacco di tempo, sono i video che preferisco. Fatemi sapere se preferite vlog lunghi, 10-15 minuti, o più corti, quindi 6-8 minuti. Fatemelo sapere nei commenti, così riesco un po' a orientarmi anche io su come fare i video. Mi raccomando, lasciate un like e un commento per sostenermi. Ho preparato per colazione queste buonissime crepe, diciamo dei rotoli di crepe con albume e farina di avena di Prozis. All'interno ho messo poi dello yogurt e della marmellata di arance fatta in casa, cioè erano una cosa davvero buonissima. Vi lascerò presto la ricetta su Instagram. Sono venuta un po' a lavorare al centro che abbiamo noi coach qua a Bologna, quindi c'è anche un luogo fisico dove possiamo fare, non so, i nostri check con i clienti oppure comunque proprio lavorare, fare le nostre consulenze. Quindi oggi full day of eating, vi mostrerò un po' quello che mangio e anche qualche... un po' di macchine. Vi mostrerò anche qualche prodottino di Prozis che sto utilizzando, che mi piace molto, che già vi posso consigliare, quindi... Con me ho portato il mio zaino che avevo alle medie e alle superiori, con dentro PC e tutto l'occorrente per la Vurair. Ole. Chiuso? Yes. Comunque ho preso l'abitudine ultimamente di parcheggiare più lontano rispetto al posto dove devo andare, soprattutto quando vado a prendere il bimbo, perché io non so se ve l'ho detto, qua su YouTube faccio la babysitter da circa 2 mesi, il pomeriggio un paio di ore, un'ora a seconda delle esigenze. E parcheggio sempre lontano, e anche adesso qua al centro ho parcheggiato un po' lontano, e questo mi sta aiutando molto ad aumentare anche i passi giornalieri, quindi boh, può essere un buon consiglio anche per voi se fate un po' fatica a muovervi, parcheggiate lontano. Finito gli appuntamenti della mattina e ho deciso di farmi una passeggiata per muovermi un po', perché oggi non riuscirò molto a muovermi ed è importante muoversi. Ho fatto questo parco vicino all'ufficio, sta davvero benissimo, cioè, mi vorrei sdraiare qua a prendere il sole. Non c'è troppo caldo, non è quel caldo afoso e non è ovviamente freddo, cioè stai bene senza sudare, cioè ti riesci a godere davvero il fatto di poter stare fuori. Oh, quanti uccellini! Ok, sono quasi le 4, adesso parto che vado dal bimbo, che ci devo stare circa un'oretta e mezza. Come merenda mi sono preparata questo frullato con un preparato nutrizionale che quindi dà anche un po' di vitamine e minerali e anche un po' di proteine. Ottima merendina pre bambino. Sono appena tornata a casa, ho fatto merenda con questa cosa che avete visto. È un waffle tondo, un doppio waffle, tipo un pancake di waffle. Con dentro la cioccolata, buonissimo. Non molto light, sostanzioso devo dirlo, ho sentito bene come snack. Però buonissimo, mi ha fatto sognare. Vi lascio il link giù ovviamente nei commenti. Questa è stata la mia merenda, seconda merenda, avevo una gran fame. Niente, noi ci vediamo poi dopo con la cena. Per cena mi sono portata dal mio ragazzo, ho mangiato questi agretti con della soia e i tucchi. I tucchi tipo non li mangiavo da anni, però devo dire che non sono per nulla male. Ho mangiato queste paste al denata che sono di Prozis, penso sia una specialità comunque ispanica, vabbè già dal nome si capisce. Queste sono farcite con crema pasticcera e sono davvero buonissime, non hanno zuccheri quindi sono anche molto leggere, quindi vi lascio il link nei commenti.